sei un coglione. Ma ce n'è uno più grosso di te, che è Alan Caligiuri. Ci colleghiamo con gli omonimi, prego. Hai il nome e cognome uguali a un personaggio famoso? Uè, ma che l'invidia, è una brutta bestia, eh? Lo Zoo di 105 presenta Omonimia. Gli omonimi. Che forza! Omonimia. Volete spegnere quel dannato apparecchio? Gli omonimi. Non passa mai. Prega. Angelo Bertis. Prenditi. Pronto? Pronto? Salve, è signor Ringa Francesco? Pronto? Pronto, mi sente? Sì, chi parla? Salve, Ringa Francesco? Sì, mi dica. Io dovrei parlare un attimino con sua moglie. Ambra. Con sua moglie. Con sua moglie Ambra. Con sua moglie. E che vuole la mia moglie? Secondo me c'è la possibilità di adesso di iniziare un nuovo praticamente un telefilm su una soap su Italia 1. No, ma Ambra non è disponibile. Perché no? No, non va bene. Perché non va bene? No, non va bene. Non è lui. A risentirla. No, scusi, mi dia la motivazione almeno. Questa è la redazione. Perché non c'ha soldi. E glieli do io i soldi, noi paghiamo. Ma lei chi è, scusi? Ma il signor Ringa Francesco? Butta giù. No. Sì, è un espresso. E adesso mandatevi. Pronto? Salve signora, io non la volevo disturbare, sono Antonio Franchi. Non la conosco. È casa di Massimo Ranieri, no? Sì. Ecco, io volevo solo fargli i complimenti per le sue canzoni, se era possibile. Ma guardi, no, non è il cantante. Ma è sicura che non è il cantante? Dica la verità. Sicura sì, ma chi è lei? Mi sta prendendo in giro, vero? Io sono uno dei fan più sfegatati di Massimo Ranieri. Beh, ho paura che deve fare un altro numero. No, allora. Guardi, io non la disturbo più, guardi, se lei mi fa parlare con Massimo. Io veramente l'ultima volta che chiamo non le do più fastidio, però a lei me lo può passare cortesemente, io li saluto così. Non c'è adesso. Non c'è? No. A che ora posso chiamare così ci faccio due chiacchiere? All'ora di cena. All'ora di cena. Lei, visto che è la moglie, me lo fa un pezzettino di Perdere l'amore? No! Nino D'Angelo. Pronto? Casa d'Angelo? Chi è? Sono Antonio. Chi? Antonio Scunacchiato. Chi è Antonio Scunacchiato, mo? C'è Nino? No, ha sbagliato il numero. Oh, ma come cazzo li porta sti capelli Nino D'Angelo? Chi? Nino D'Angelo, come ce li ha sti capelli, signora? Ma che ne so io? Ce l'ha Pandoro, no? Biondi. Cosa vuol dire? Ancora 70 anni, sempre uguali. Beh, belli, vedi? Che belli. Sembra un po' Finocchio, secondo me. Ma che cerca lei? Nino D'Angelo. Qui non ci sta Nino D'Angelo. Come si chiama suo marito? Come si chiama suo marito? Giovannino. Giovannino D'Angelo, no? Non è lui? No. Quindi lei non è la moglie di Nino D'Angelo? Arrivederci, fatta voglia di giocare. No, volevo sapere se era la moglie di Nino D'Angelo. Ma l'avrei proprio detto, spero, eh. Cosa? Io sono una povera vecchia. E cosa dobbiamo fare, signora? Anche Nino D'Angelo è un povero vecchio. Forza! Omonimi. Volete spegnere quel dannato apparecchio? Gli omonimi. Cosa è successo? Sai Marco che questo è l'unico modo che ho di mettere delle canzoni italiane in questo programma. È vero. Belle poi tra l'altro. Le faccio durare un po' di più. Beh, quella di Nino D'Angelo da paura, bellissimo, sì, io lo amo. Infatti c'ho i capelli uguali a lui, faccio cagare.